Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo racconto del diario di Casa Narcisa. Sono le 3 del pomeriggio circa e qui c'è già un'atmosfera che preannuncia nebbia, che tra un po' scenderà il nebbione. Sono le prime nebbie di quest'anno. Nel senso che la prima nebbia vera è scesa 3 sere fa ed io ero nel mio lettino col mio libretto che leggevo e mi ha fatto piacere perché ora della fine a me la nebbia piace, soprattutto se non devo andare in giro, ma forse ve l'ho già detto, mi spaventa di più guidare con la pioggia che con la nebbia, anche perché le nebbie del giorno d'oggi non sono più come quelle di una volta. Comunque vi dicevo, ecco, sono le prime nebbie arrivate puntuali a novembre, come la stagione richiama, e a me ha fatto piacere. Devo dire che oggi si sta presentando in anticipo perché sono appunto le 3 e di solito finora in queste sere è scesa verso le 11. E basta, vediamo, poi io devo andare fuori anche con le cagnolone, prima comunque che faccia buio, e vediamo cosa ci prospetta il pomeriggio. Adesso devo fare delle cosine, devo preparare la torta per domani perché ho il corso di modellatura degli stampi e volevo preparare un rotolo con la marmellata e la cioccolata un po' goloso che dopo vi farò vedere. E basta, vado avanti e poi vi aggiorno. Quando inizio a vedere che tutti i gatti sono dentro, vuol dire che sta iniziando a cambiare il tempo e sta arrivando il freddo. Di sicuro un abbassamento di temperatura perché di solito preferiscono stare fuori. Io sono indecisa in questo periodo sempre, magari di giorno ecco, lascio loro la finestra aperta, quella giù del bagno, così possono andare avanti e indietro, però comincia ad esserci abbastanza fresco, tant'è che alla sera abbiamo iniziato ad accendere la vittorina. Quando si appannano così i vetri è il segno che di solito il tempo sta per cambiare. Adesso c'è il sole, ma probabilmente volgerà alla pioggia nei prossimi giorni. C'è il ghiaccio, il primo ghiaccio di questo periodo. Vedete lì sulla tettoia dove c'è l'ombra, ha fatto la brina. E io sono in ritardo, devo, o meglio non me l'aspettavo, devo portare dentro le piante più delicate. E invece guardate qui cosa si annida. Qui sulle finestre, ma la mia videocamera non mette mai a fuoco nulla. Comunque, vengono a ripararsi le coccinelle. Io tutte le volte devo stare attenta a non schiacciarle.
Questa candela mi è stata regalata l'anno scorso e la sto centellinando, la sto utilizzando solo quando ho bisogno di un po' di atmosfera, perché bruciando, lo stoppino bruciando, ricorda il rumore del fuoco. Adesso non so se si riesce a sentire. È molto bella da accendere con una tazza di tè o di caffè finché magari si legge e non so, mi sembra anche che ci sia una marca famosa di candele che ha candele che hanno questo effetto, però sono abbastanza costose e così io mi godo questa che mi è stata regalata e la uso poco. Adesso scendo, inizio anche a dare una pulita e a sistemare lo studio perché domani ho il corso e c'è bisogno di una sistemata, soprattutto di spazio. E volevo farvi vedere le seggioline nuove, che non sono in verità nuove, ma sono un recupero che ho messo in laboratorio e che secondo me ci stanno bene. Adesso ve le mostro. Eccole qua, queste sono delle seggioline che arrivano dalla casa di Giovanni prima che i suoi genitori, la sua mamma, rifacessero un po' l'arredamento e credo siano anni 60, no, forse 70, se non sbaglio. Adesso guardiamo e sono molto fieri, la famiglia di Giovanni è molto fiera di queste seggioline. Perché erano un pezzo di design all'epoca abbastanza all'avanguardia e sono comparse anche in TV in un programma dove la gente porta i propri mobili, gli oggetti e li fa valutare e i mercanti li acquistano. E queste qua adesso vi faccio vedere sotto effettivamente hanno. Eccola qui, vedete, adesso lo giro. Sono marchiate. Queste sono dell'Artemide di Milano, modello Selene, design Vico Magistretti. Dunque, adesso non so se riuscirò a mettere a fuoco con questa videocamera perché è abbastanza scadente. Comunque, ecco, sono un pezzo di design che quando poi, come vi dicevo, hanno fatto l'arredamento, sono state buttate di qua e di là e non servivano più, anche perché sono abbastanza piccoline, sono basse. Vedete, sono molto comode, ma sono alquanto basse per gli standard di adesso. E poi io queste sedie, le avevo prese per un paio, per un vecchio laboratorio che avevo. Poi ho cambiato il laboratorio, non mi servivano più, le ha prese la sorella di Giovanni, insomma hanno fatto diversi giri e poi sono finite in cantina. Adesso da quando ho ritinteggiato le pareti con questi colori, con i colori del logo della mia attività, mi sono venute in mente queste sedie e così le abbiamo riprese e adesso sono finite qui nel tavolo del mio studio e direi che ci stanno bene. Inoltre mi fa molto piacere perché essendo di plastica sono facilmente lavabili perché qui io lavorando la creta sporco tantissimo e invece queste qua con un colpo di spugna ritornano perfette. E vabbè dai, adesso metto a posto e vediamo di preparare in modo accogliente il laboratorio per il corso di domani. Ho anche due forni che devo sballare, in quello ci sono tutte le cose crude che ho cotto, che sono da dipingere, e invece qui ci sono diverse cose, c'è anche un'anteprima che vedete qui di Natale, una parte, ve la mostro, e sono le campanelline di Natale. Ve le farò vedere finite perché poi hanno anche la loro pallina all'interno fatta alberello di Natale, insomma sono un po' particolari, però prima devo montarle tutte, metterle sul sito e poi ve le faccio vedere quando anche ci avviciniamo al Natale.
Guardate, questi alberelli saranno poi parte delle campanelline. Questa settimana poi sono arrivate anche le istruzioni su bigliettino da mettere all'interno ai miei pezzi quando li spedisco, insomma, quando qualcuno acquista. E ho cambiato l'illustrazione perché ogni tanto va fatto e questa sarà l'illustrazione con la frase: Ti ringrazio per aver scelto il mio lavoro, mi auguro che con questo manufatto tu possa trascorrere dei momenti felici. Questo è quello nuovo che va a sostituire grazie, è una parola magica. Eccoli qua, ne ho ancora qualcuno, però adesso che si avvicina l'inverno penso che userò questo, invece questo è più primaverile e questo delle istruzioni penso che sia una cosa molto importante perché mi accorgo che tante persone sono attirate, acquistano, però non sanno effettivamente come trattare un manufatto e invece con le istruzioni di sicuro può aiutare. Questa illustrazione invece era di un Inktober di 3 anni fa, 4 anni fa e mi è sempre piaciuta, è piaciuta anche a qualcuno di voi e mi è stato chiesto di riportare l'illustrazione su ceramica ed eccolo qua il risultato. L'ho fatto appunto per la settimana dei defunti e in questo caso c'è questa ragazza che è seguita dallo spirito del suo cagnolino. Sono contenta perché è un'illustrazione comunque che ha un significato che mi piace e non sapevo come potesse rendere su ceramica e invece mi piace, rende bene e penso che entrerà nelle illustrazioni di questo periodo.